e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Amber the Gamer e oggi siamo tornati su Ark Fjordur in compagnia del nostro Torki. Allora, intanto vorrei far notare come Torki stia subendo una velocissima trasformazione in vichingo. Cioè, guarda che bella barbina che c'ha quest'uomo. Babà, che stiamo diventando dei vichinghi veri e propri. Allora, in questi giorni non è che noi ci siamo dati così alla macchia, non abbiamo fatto una cippa, nope, guardate qua, ci siamo presi un bel triceratopo, un bel parasauro, giusto così per spostarci un attimino e aiutarmi soprattutto a raccogliere roba, questo caga proprio in faccia davanti alla telecamera, grazie Lillo. E lì sotto abbiamo anche un inutile dilofosauro che peraltro non riesce neanche a seguirmi. Ora però aspettate, vi faccio un attimo vedere tutto ciò che ho fatto fuori registrazione. Non ho registrato mentre facevo tutto ciò perché sinceramente sono cose già viste. Cioè, nel senso, triceratopo, parasauro, dilofosauro, prima casetta da sminchia. Non mi sembrava il caso di riprendere di nuovo tutta sta pappardella. Cioè, avevo paura di annoiare più che altro. Se non è un qualcosa che annoia, fatemelo sapere. Cioè, io riprendo anche mentre andiamo in giro a fracassare alberi. Però boh, mi sembra un po' ripetitiva la cosa. Comunque, allora, noi ci siamo fatti la casetta qui. Aspettate che ve la riprendo un po' da lontano, che non si vede niente perché abbiamo la luce in faccia. Comunque ci siamo fatti questa casettina un po' strana, cioè come vedete boh, ha una forma un po' particolare, ha un doppio ingresso perché sì, e non è che sia particolarmente grande. Al momento abbiamo poche cose, però qualcosina ce la siamo riusciti a costruire. Non ho praticamente metallo, il poco metallo che abbiamo trovato l'abbiamo usato per farci piccone, accetta e sì, la balestra finally. Il solito lettuccio. Peraltro mi avete detto, aspetta, se io tengo premuto X dovrei riuscire tipo a spostarmi. No, non funziona. Mi abbasso e basta. Forse dal letto, perché allora da Fjordur, che io dicevo la mappa è piccolina, è molto piccola, e voi mi avete detto haha, quante risate ci siamo fatti quando hai detto questa cosa. Perché in realtà la mappa è molto grande, non è solo questa, ma da Fjordur, da qui dove siamo noi ora, si può andare su altre mappe. Ora viaggio rapido mi fa andare su altre mappe? No, me l'avete detto probabilmente come andare su altre mappe. Al momento non ce l'ho scritto da nessuna parte, me l'ero segnato, ve lo giuro, avevo preso nota dai vostri commenti. Però vabbè, tanto non ci sposteremo oggi perché oggi la missione è un'altra. Questa casetta intanto che ci siamo costruiti quassù, perché così siamo un pochino riparati da bestiacce brutte e cattive, per quanto non ce ne sia tantissime qua, però un paio di sarco sono venuti a rompermi l'anima. Quindi, boh, una struttura in alto mi sembrava più sicura. Ci siamo dovuti fare questa struttura strana, che come vedete non ha molto senso, però ci serviva per poter accedere in maniera rapida e facile a quest'area. E soprattutto da qua, voglio dire, c'è una bellissima vista e abbiamo la nostra spiaggia privata. Cioè, nel senso, io da qui, senza sfracellarmi al suolo, vedete, Torki riesce tranquillamente a scendere e ad arrivare all'acqua, dove noi abbiamo già una nostra canoa, perché ho intenzione di circumnavigare da buon vichingo quest'area per andare in una zona che dovrebbe essere su questa parte della mappa, però più in alto, dove ci sono dove c'è una delle nuove creature, una specie di cinghiale che dovrebbe essere molto carino, paccioccoso. Vorrei provare almeno andare a dargli un'occhiata. E cosa ancora più importante, ci serve metallo, cristalli, ci serve tanta roba che io qua intorno non ho trovato così facilmente. Ci siamo messi un pochino di cosine sulla canoa, ma vabbè, poca roba, giusto lo stretto indispensabile per sopravvivere qualche giorno, forse, o qualche ora, non lo so, siamo sempre su Ark, rendiamoci conto. Là c'è anche un optero, potrei... aspetta, c'è un coso che scende dal cielo, aspetta, mio. Se non ci schiaccia il bronto come l'altra volta... Sì, dammelo. Siamo affamati, ci ha fatto venire fame questa piccola corsa. Vabbè, qualcosina di interessante c'è più o meno. No, aspetta, fammi. Cos'è questo rumore? Ma sono io? Bli. Ma non lo faceva prima sto suono? Oh sì, boh, vabbè. Comunque, direi che queste cose le lasciamo qui. Sì, no, non mi sembra mi serva altro al momento. E quindi niente, partiamo a circumnavigare quest'area. Mi serve tantissimo. Aspetta, ho costruito quest'altarino e ci ho messo il cadavere, guarda qui.
di un Ichthyornis, perché qua era pieno, non so se vi ricordate nello scorso episodio, ma qua era veramente pieno di Ichthyornis. Con solo arco e freccia abbiamo fatto stragi, e questo è un cadavere che è qua a monito di tutti gli altri Ichthyornis di Ark, che non vengano a rompere l'anima. Che poi non ho ben capito in realtà a che serve, cioè a parte esporre il cadavere delle bestie. A che serve sta roba? Non lo so, magari me lo spiegherete voi, o magari mi informo, ad esempio. Ah, comunque io mi sto sciogliendo, sciogliendo, sciogliendo. Per registrare Ark devo tenere finestra aperta ma ventilatore spento. E mi sto letteralmente sciogliendo, cioè ci sono 50 miliardi di gradi. Io riesco a togliermi da qui? No. Forse non abbiamo messo la canoa in una buona posizione. Non riesco, non riesco a spostarla. No, ti prego, non dirmelo. No, guarda, stiamo remando a vuoto. Nope. Come faccio? Aspetta, posso riprenderla? Sì. Ok. Oh no, mi sarà sparito tutto l'inventario ora? Perché. Oh, vabbè, non importa, dai, non c'era roba. Ah no, no, me l'ha dato a me, perfetto. Oh, bene, bene. Ok, no, già temevo di dovermi ricostruire la canoa, che per carità non è che serva tanta roba, però. Nel senso, l'ho già fatta perché fare il lavoro due volte, ecco. Là, guarda come va spedita sta canoa. Io spero che non ci sia, come si dice, quella bestiaccia. Oh, come si chiama il piscione gigantesco, la balena gigante che odia le zattene? Odia anche le canoe? E se sì, perché? Ma soprattutto, c'è su questa mappa? Spero di no. Guarda quanti dilo che ci sono laggiù. No, vabbè. Io spero veramente tanto che quella bestiaccia non venga a distruggermi la zattera, perché se no strippo male. E comunque. Dai, la zattera, la canoa, vabbè. Comunque la canoa, cioè, guarda come va veloce rispetto alla zattera. Cioè, con la zattera come minimo saremmo stati ancora là davanti. Vabbè. Allora, mi faccio vedere intanto Torchi. Oh, mamma mia, ma è lunghissima la faccenda qui. Va bene, ok. No, no, non riprendiamo in prima persona mentre è sulla canoa, perché mi viene letteralmente il mal di mare. Letteralmente, sì. Cioè, proprio letteralmente. Nope. Sto morendo di caldo. Io non so come sia nel resto d'Italia, ma qua in Sardegna, giuro, cioè il termometro ogni tanto indica tipo 36 gradi, ma secondo me, cioè 36 gradi, 55 percepiti però. Perché non è possibile, cioè. Ah, là però c'è la zona innevata. Io c'ho freddo. Cioè, Torchi ha freddo. Magari io avessi freddo, vorrei tanto avere un po' di freddo. Torchi avrà molto freddo perché non siamo molto attrezzati. Oddio, c'è uno spuntone là, cos'è? Sa quella roba che spunta? Probabilmente non dovrei andare a curiosare perché si sa, la curiosità uccise Torchi. Ciao delfino! Che bello vedere i delfini così che saltano. Cos'è questa cosa che spunta? Ti prego, dimmi che non sei una bestia brutta che vuole uccidermi appena mi avvicino. Io non vedo niente di quello che c'è sott'acqua, se ci sono bestie che vogliono uccidermi. Cosa sei? Forse è solo un tronco. Forse non è niente di spaventoso. Ah no, è un'alga gigante. È un'alga gigante. Ok, molto bene, perfetto. La vedo cascate. Ci sarà qualche cristallo. Vedo cristalli. Aspetta, aspetta. Sono verdi, ma sono cristalli. Però a me questa sa tanto di. Aspetta. Bella la visione da subacquea. Ah, squali. No, no, no. Qui però c'è petrolio, vedo petrolio che sale. Ok, buono. Dicevo, a me questa sa molto di zona di viverne. Ci sono le viverne su Arkfjordur? Temo di sì, temo di sì. Vabbè, non importa, io prendo un paio di cristalli veloce, veloce, Torchi senza arenarci possibilmente. Ok. Oppala, ah, gioco. Perché mi laghi così? Allora, intanto abbiamo il nostro piccone in metallo che quindi ci dovrebbe dare un po'. Questo mi darà metallo. Poca roba. Poca roba. Sinceramente delle pietre ne faccio volentieri a meno perché tanto ne ho una quantità veramente industriale. Io vorrei più che altro un po' di cristalli. Molto bene, perché mi vorrei fare anche binocolo. Che sarebbe cosa tanto buona e tanto giusta.
Ora, sperando che la canoa non vada disintegrata. Ah, siamo già pesantucci. Sperando che la canoa non vada disintegrata, io volevo caricarla proprio al massimo di tutto il materiale metallo, cristalli, cose che trovo in giro che potrebbero rivelarsi utili in futuro. Intanto scusami, per fare il binocolo cosa mi serve in tutto? Che mi sarei... no, come lo chiamerà? Cannocchiale? Cannocchiale. Fibra, legno e pelle. Poca roba, però ce la procuriamo, dai, ce la procuriamo in fretta. Ho sentito un verso bruttissimo. No. Non mi giro, io non mi giro. Se io non vedo, lui non mi vede, qualunque cosa sia. No, non è vero, sono curiosa, cos'è? Ah no, niente. È solamente la mia fifa nera, ok. Allora, questo qui, questo lo lasciamo qui. Ciao, ti lascio il pacco qua. Mi sento molto Corriere SDA che lancia il pacco. Con tutto rispetto per i Corriere SDA, per carità. Ok, dai, un po' di cristalli ce li abbiamo. C'è un po' di corrente, aspetta, sto perdendo il controllo. Ah no, perché, aspetta, ho capito perché, ci siamo messi sul sedile sbagliato, ci dobbiamo mettere su quello di mezzo, Lillo. Grazie. Così forse è più facile mantenere una rotta decente. Ora mi fermo su quella riva là, se non ci sono creature che vogliono disintegrarmi appena mettiamo piede a terra, ma penso di no, vedo dei dodo, quindi... che bellino qui! Cioè, ripeto, è molto zona da viverna, quindi non mi tratterrei molto, però... carina. Ma soprattutto, scusa, mi sorge un dubbio, ha un peso? Sì, ha un peso la canoa. Ahia. Quindi rallenterò man mano che vado avanti, cioè man mano che la carico di cose. E vabbè, ce ne faremo una ragione, magari cerchiamo proprio di non stracaricarla al massimo, ecco. Ok, molliamo un attimo qui. Perfetto, dodo, mi serviva giusto un po' di pelle, guarda. Allora, qui parti dodo, no? Perché sennò mi danno solo la torta. Ciao dodo, scusami, sei l'unica vittima. Perfetto, grazie. No, tranquilli, vi lascio stare a voi, non mi servite. Tranquilli, ho detto, please. Non fate tutto sto casino. Non mi serve l'arco, non mi serve l'accetta. Torchi, per favore, collabora. Allora, legna, un po' di questo. Fibra. Aia, no, Raptor no, cribbio cacchio, Raptor, no. Canoa. Ok, se la prende coi dodo. La mia canoa che è quasi affondata. Aia! Ma ce l'ho a bordo? Aia! Mi stanno facendo malissimo! Niente, mi hanno fatto tantissimo malissimo. Ok. Ciao canoa. Cioè, ma mi è salito il raptor a bordo della canoa per davvero. Potevo spalargli con la palestra, però, eh. E mi sono fatta prendere dal panico, speravo di riuscire a fuggire. Non posso rinascere qui, vero? Mi fai rinascere? Sì, rinasci canoa. Mi stanno ancora ammazzando a me? No, ok, aspetta, fammi allontanare un attimino. Un attimino al volo, please. Poi mi vado a recuperare il cadavere, però intanto... là ci sono delfini, ok. Dove sei, Raptor? Dov'è il Raptor? Soprattutto, chi mi ha ucciso? Il Raptor o qualcosa di più brutto? Forse qualcosa di più brutto che era in acqua. Non pensa... aspetta, cos'è qua sotto? Mante, appunto, le mante. Mi attaccheranno alla canoa? Sembra di no. Però non mi sembrano felici di vedermi. Là c'è il mio cadaverino con la manta che ci gira intorno. Grazie, manta. No, guarda, le sono proprio qui! Dai, ma scusa, ma se io non ti faccio niente, perché tu devi venirmi a rompere l'anima? Provo a buttare, per forza mi provo a buttare, che altro posso fare? Potrei prendere un dodo, lanciarglielo tipo esca. In effetti. Allora, aspetta, fammi dare un'occhiata intanto. Se io mi riprendo dal basso, ecco, vediamo se passano mante. Forse si stanno allontanando, guarda, forse si stanno rompendo le scatole. Ti prego, dimmi che ve ne siete andate. Scusate per queste riprese bruttissime, ma io devo controllare. No, secondo me c'è la manta qua sotto, però cosa posso fare? Potrei scendere? Non so se riesco a risalire subito sulla canoa io. Vabbè, ascolta, la spacca, cioè non è che possiamo fare diversamente.
molto bene. Molto bene, canoa, dove sei? Canoa, canoa, canoa. Ok. Ok, è andata molto bene. Cioè, molto bene, per quanto possa andare bene su Ark. Allora, intanto, via tutto ciò che non mi serve. E questo non mi serve. Oddio, questo potrei tenerlo. Ma anche questo. Dai, ascolta, mettiamoci l'accetta così e anche il cappellino. No, la mia armatura di pelle, perché chitina non ne ho trovata tantissima, è terribile, però vabbè. Via questo, via questo, via questo, via questo, via questo. C'è il costume per il parasauro? Ma c'era anche l'altra volta. No, questo lo tengo, aspetta. Lo voglio il costume del parasauro, ok. Cosa mi serviva per fare il cannocchiale? Abbiamo detto legna l'ho presa, mi manca la fibra, anche pelle, cioè no. Come cristallo? No, ah no, perché il cristallo l'ho messo giusto. L'ho messo sulla canoa. E, ok. Cioè, comunque non c'erano raptor, c'erano solo dodo. Ovviamente arriviamo noi, raptor. Ah, fammi vedere come sta Torchi con... bellino! Non è molto da che c'è un altro raptor. Come si dice? Non è molto... vichingo come elmetto, però ci si può lavorare. Allora, là c'era un raptor, quindi io qua non ci scendo. A meno che io non voglia il raptor. Però non so che livello è. Magari è livello 1000 e ci metterei una vita per prenderlo. No, faccio il giro. Per quanto, ripeto, mi farebbe comodo un raptor, perché mi serve comunque una bestia mangia carne. Ci sono tartarughe, che potrebbero essere una buona distrazione. Là c'è un pinguino, carino. Vediamo. Bloop. Distrazione nel senso nel caso in cui arrivino raptor, intendo. Ok. Vediamo se riesco a prendere poca fibra. Dai, me ne serve giusto un pochino. Raccogli, raccogli, raccogli. Ok, basta, basta. Me ne voglio tornare a casa. Me ne voglio tornare a casa. Cioè, a casa, sulla canoa quantomeno. Dicevo, voglio subito, subito farmi il binocolo. Cannocchiale. E forse... no, questo non riesco a farmelo perché mi manca fibra, ma non ho intenzione di scendere. Volevo farmi una borraccetta, ma no. Aspetta che lì vedo roba rossa, dovrebbe esserci una runa che io voglio, che mi dà livelli facili. Ok. Ah, non ci vedo niente, troppa luce. Troppa luce. Runa, perfetto. Quanti livelli... abbiamo fatto caca per l'emozione, ottimo. Solo due? Vabbè. Allora, intanto velocità di movimento per fuggire e un po' di vita, che schifo non ci fa. Torniamo rapidamente alla canoa perché sto perdendo la vista. Sì. Come ci arrivo alla canoa senza cadere in acqua? Facciamo così. Facciamo così. Ok, ok. Ok. Ah, ah, ah. Ok. Ok. Molto bene. No, non posteriore, vai, vai al centro. Perfetto. Ah. Bellina la canoa comunque, mi sta piacendo. Cioè, no, l'avevo già... mi sembra che l'avessimo provata, ma l'avevo giusto creata su... su Genesis parte 2. Ma non è che l'avessimo testata. Cioè, avevamo davanti a casa quel laghetto un po' sminchio. Avevo fatto un giro in canoa giusto per vedere come funzionava. Ciao, delfino! Ma niente, niente di che. Invece comunque ci sta un po' di roba sopra. È vero, non ci puoi costruire. Non è come la zattera. Però è anche vero che è più veloce. E questo è innegabile ed è un vantaggio decisamente. Ok, stiamo avendo un po' meno freddo. Mappa, di nuovo, please. Sì, dai, dai che ci siamo. Ma sono costruito. Cos'è sta roba? Non riesco a capire. È un relitto! Sono relitti! Oh! Quindi questo significa che potremo caricarci la canoa con un po' di cose interessanti. E questa mi sembra proprio la zona dove effettivamente troviamo quelle bestiacce nuove. Molto bene, molto bene. Allora, vediamo di non arenarci. Stai fermo così. Secondo me qua va più che bene. Sì. Ok, siamo praticamente arriva. Ok. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Allora, vai di accetta. Dammi tutto. Un'altra accetta di metallo. Va benissimo. Questo mi darà... un'altra balestra. Molto bene. Questo mi dà metallo, vero? Sì, un pochino sì. Molto bene. Guardiamoci sempre intorno che... perché scappate? Perché scappate? Aspetta, 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 aspetta. Perché fuggono? No, forse non stavano fuggendo. Stanno volando per i fatti loro. Là, guarda che scende dal cielo il coso. No, vabbè, che bellino che è.
Posso continuare con l'esplorazione? Sì, vedo che scendono a terra. Potrei prendere un Optero. Potrei anche prendermi un Optero. Di livello 17 magari non questo Optero, però mi potrei prendere un Optero. Ok. Allora. Anzi, no. Facciamo le cose fatte bene e con calma. Non facciamoci prendere dalla fretta come nostro solito. Allora, fammi spostare intanto tutto questo ben di Dio. Guarda qui, guarda qui. Mi piace questa cosa. Sì, mi sta dando sempre le stesse cose, per carità. Però, cioè, perché schifarle? È roba gratis, si piglia, no? Cioè, io sto saccheggiando veramente. Siamo dei vichinghi perfetti. Stiamo saccheggiando tantissimo l'area. Abbiamo fame, no problema. Mi piace molto questa cosa, mi piace veramente molto. Questi relitti che troviamo così in giro ogni tanto, bellissimo, bello, bravi, bravi sviluppatori, chiunque abbia avuto quest'idea, tanto di cappello. Ah, siamo molto molto pesantissimi. Allora, di nuovo, con calma, non abbiamo fretta. Mi vado a mettere tutto quello che abbiamo raccolto sulla nostra meravigliosa canoa. Lalla, che bottino, se riesco a portarmela a casa sono molto molto felice. Io immagino di dovermi addentrare più nella parte interna per poter realisticamente trovare le creature di cui stavamo parlando, però so già che ci muoio, so già che ci muoio. Io quando vado in giro senza creature mi faccio prendere dal panico. La cosa... No, dai, ci sono le creature crystal. Sì, però cioè, il livello di difficoltà così è più alto, non è giusto. Cioè, ho molte creature in più che vogliono uccidermi rispetto alla mappa senza la mod delle creature crystal. Uffa. Là c'è un Optero che corre alla velocità della luce. Perché? C'è gente che combatte. Contro chi? Contro cosa? Guarda quanti! Ce n'è anche di là, ma... Io come faccio? Oh, ci serve una creatura... No, mi serve una creatura che voli. Mi serve decisamente una creatura che voli. Allora, fermati poco poco qui. Fammi vedere... Chissà che a sto giro ce ne va a prendere l'Optero. Cosa serve? Chitina? Fibra? E pelle? Va bene. Ce la posso fare. Ce la possiamo fare. Là ci sono un po' di dodo, dai. Un po' di pelle, riesco a recuperarla. Per la chitina? Non so, non so. Sì, però i Deinonychus in acqua? No, grazie. Anche no. Ho detto anche no. Ok. Lì c'è un parasauro. Cos'è questa cosa che spunta? Non è una bestia, vero? Spero di no. No, forse no. No, quello in acqua è il parasauro, ok. Quindi confido nel fatto che i Deinonychus, se dovessero lanciarsi in acqua, se la prendano con lui. Ma sarei anche curiosa di vedere un attimo questo isolotto dove ci sono questi alberi che non capisco se sono neri o se semplicemente non mi sta caricando bene le texture. O forse sono solo in ombra, tutti però... No, deve essere qualcosa di strano. Voglio andare a vedere. Però si sa, la curiosità uccise Porky, quindi... Bella, che questi alberelli che roba sono? Malaticci sembrano. Ma è, sbaglio, è diventato tutto in bianco e nero? Ma è la mappa così o sono... è il mio gioco che... cioè, il mio computer che sta strippando male? No, forse è proprio il gioco così. Cosa ha sentito? Ah, ci sono le mentute! Vabbè, posso anche tentarmi a fare un piccolo giro di esplorazione qui, tanto, nel senso. Cosa mai potrebbe andare male? Siamo un po' lontani dalla riva. Da qui a lì fanno in tempo a uccidermi. Allora, ci mettiamo così, guarda, vado in retromarcia. Sott'acqua presumo che ci siano dei relitti sottomarini. Bloop. Allora, armiamoci dell'unica arma che abbiamo, la balestra. Vediamo... grotta. Oh, scheletri. Non mi sembra di buon auspicio. È il caso che io vada qui dentro? Forse no. Ah, sta laggando peraltro malissimo il gioco. Mi si è bloccato tutto. Ah, qui dentro forse andiamo in una zona tipo aberration. Ah, ci sono anche i funghetti. Fammi vedere funghetto se ti posso raccogliere. Sì. Ok. Sì, mi sa che qua andiamo tipo in zona aberration.
che si sa non è proprio una zona che solitamente ti ama. Cioè, Ark in generale ti odia, ma Aberration ti odia proprio particolarmente. Aia! No, mi stanno colpendo, qualcosa mi sta facendo tanto male, non ho capito cosa. Gioco, mi stai laggando troppo e non va molto bene questa cosa. No, niente, si è bloccato il gioco, molto bene. Salutiamo Torchi, ci vediamo in un'altra vita a sto punto, presumo. Non ho capito cosa che mi stesse attaccando, inoltre l'audio non sta funzionando bene. Il gioco lagga, quindi c'è qualcosa che mi attacca ma io non so cos'è. Forse era solo l'aria di quella zona che era malefica. Ok, forse sì. Perché non è uscito niente a rincorrermi. Quindi lì dentro forse c'è una specie di zona radioattiva, una cosa del genere. Vabbè, ok, per ora non ci andiamo lì. Che non c'è niente che mi ha provato a uccidere. No, non mi ha rincorso niente. Stavo solo morendo per i fatti miei. Allora, tutto ciò dovrebbe essere metallo, giusto? Questi in teoria mi danno un po' di metallo, che alla fine è uno dei motivi per cui siamo venuti qua a Zonzo. Si vorrei più metallo io però. Allora, cioè il gioco sta funzionando malissimo. Ora, va bene che fa caldo, però computer, anche tu collabora. Cioè fa caldo, probabilmente si sta surriscaldando tantissimo. E quindi mi arriva l'audio in ritardo, non arrivano i suoni. Boh, ce lo facciamo un giretto per esplorare la zona? Ci aumentiamo magari la velocità di movimento così fuggiamo all'occorrenza? Io vorrei tanto avere una creatura con me in questo momento, però. Cos'è? Ah, ok. Abbiamo i Paracerathedium. Ok. Palude. Palude, prevedo cose brutte qui io. Vedo cose brutte, cioè, oddio, cos'è? Ho visto una coda che si muoveva molto brutta. Dice un dilo. Ma c'è una casa laggiù? Ah, ah, cosa? Ah, sei tu che fai casino. No, scusa, ma c'è una casa? C'è una casa? No, aspetta, scusami. Però io ho visto la coda di una bestia molto brutta. Che non ho capito che cosa fosse. Oddio, la vedo. Beh, scusami. Vediamo se riesco a inquadrare. È uno spino? Ah! Porca puzzola! Chiunque tu sia! Infarto! Cos'è? Cos'è? No! È il pipistrello! È il pipistrello! Siamo morti tantissimo. Siamo morti tantissimissimo. Aspetta, forse la luce del sole gli dà fastidio. Se riesco ad andare... No, decisamente non gli dà fastidio. Se riuscissi ad andarmene in acqua, magari mi vado sotto, sotto, sotto. No, mi ha preso, mi ha preso molto, mi ha preso molto. Mi ha ucciso molto. Ok, abbiamo visto una nuova creatura. Guarda come stiamo morendo male. Sì, comunque quella che vedevamo qua in alto, dove c'è la nostra canoa, è un mostro marino, non è un drago, ma è un mostro marino. Bene, quindi qua sappiamo che ci sono i quelli. Quindi, aspetta però, sai che faccio? Lasciamo momentaneamente lì la canoa che io spero non dia fastidio a nessuno. Cioè, nel senso, però mi vorrei anche andare a recuperare il cadaverino. No, facciamo così. Provo a rinascere qua, sperando che non mi uccida subito il Desm qualcosa. Cadaverino? Dove mi ha portato? Dov'è la luce del mio cadaverino? Che... aspetta, guarda, facciamo così. Allontano la canoa, così evito che qualcuno me la voglia disintegrare. Subito. E però dove... Non vedo la luce del mio cadaverino. E quindi... Perché? Cioè, ma non è che si è portato via il mio corpicciuino? Il corpicciuino così dedicato e carino di Torchi? Si è portato via il cadaverino. Ma sei una creatura terribile. Orrida. Brutta medusa. No. E poi c'è una casa lì. Io voglio andare a vedere quella casa. Scusa, facciamo... Ascolta. Chissene. Tanto ormai il cadaverino l'abbiamo perduto. Quindi non penso ci sia modo di recuperare ciò che avevo. Non ho intenzione di prendere le cose che sono qui. Nella canoa. Cosa? Ho sentito un verso orrendo.
ho sentito un verso tanto orrendo. Dicevo, allora, sappiamo che questa è zona malefica, ok? Non ce la siamo esplorata quando abbiamo fatto il tour della mappa, quindi lo faremo adesso. Tanto, siamo ignudi, siamo praticamente morti. Cioè, siamo già morti. Il mio cadaverino non è recuperabile. Io voglio andare dove c'è la casetta, se, vediamo se riesco almeno ad arrivarci, voglio almeno vederla. Cioè, poi non conto di poter far molto, però la voglio vedere. Ah, non mi ha visto tanto, mi ha visto tantissimo. No, la prego no, la prego no, la prego, mi faccia visitare un attimino la zona. Con l'intento di morire, ripeto, dov'era la casetta, dov'era la casetta, dov'era? L'ho vista, c'era. Porca puzzola, dai, prima che ci uccidano. Torchi veloce, torchi veloce. Eccola! Villaggio! Non casetta, villaggio! Ah! Tuffo nello schifo! Nuota veloce, nuota più veloce che puoi. Oh! Aiuto! Ah! C'è roba morta! C'è gente morta! C'è! Ok, c'è una porta, posso entrare? Ci sono tante... è un villaggio! Là c'è roba brutta, però io forse posso entrare tipo qui dentro. Mi fate entrare! Fatemi entrare! Fatemi entrare! No, no, non posso interagire, non posso interagire. Ah, c'è un sarco, no, un caprosucus. Fammi prendere la runa. Ti prendo a pugni, caprosucus. Ciao, caprosucus. Ma è bellissimo. È un peccato che non si possa interagire, cioè che non possa aprire la porta per entrare. È tanto un peccato. Però molto carino. Mi piace, mi piace. Ok, ora facciamo le cose fatte meglio. Lasciamo lì la canoa, ci tornerò poi. Torniamo a casa, mi prendo una creatura volante, anche un optero un po' burdo, non importa, giusto per arrivare fin là volando e poter, tipo, arrivare dove a piedi Torchi non arriva. E così è più probabile che io riesca ad andare nell'entroterra senza essere smangiucchiato subito. Sì, forse avrei dovuto pensarci prima, sinceramente speravo che dal mare sulla riva ci fossero meno creature brutte, invece era pieno di Deinonychus. Ok, niente, allora stoppiamo momentaneamente la registrazione, così io riesco a rivestire il povero Torchi, che è sempre più in forma. Mamma mia, guarda che schiena, però sta sempre assumendo sempre di più l'aspetto di un vichingo. Mi preparo tutto il materiale, rivestiamo Torchi, ci riorganizziamo insieme, quindi poi riprendo la registrazione, ci prendiamo un optero e torniamo là in volo, ok? Quindi mi sa che adesso, ragazzi, mi spiace, vi beccate questo episodio di niente, cioè di giro in canoa, perché non so se faccio in tempo a registrare oggi un nuovo episodio e volevo pubblicare qualcosa almeno domani. Cioè così, giusto per far vedere niente, il giro in canoa. Vabbè, dai, però alla fine, a fine episodio, abbiamo visto qualcosa, no? Abbiamo visto anche il nuovo pipistrello, abbiamo visto quanto è brutto e cattivo. Dai, qualcosa l'abbiamo visto. Aspetta, guarda che se tu mi dessi, tipo dei vestiti ora, sarebbe bellissimo. Ciao, para, mi hai fatto venire un infarto. No, però va bene. Ok. Ok, dai, ora ci attrezziamo e poi ripartiamo.